Negli episodi precedenti arriviamo con il nostro van all'Equatore, una linea piena di curiosità e significati ancestrali, che ha aiutato le popolazioni antiche a comprendere il funzionamento della Terra attraverso il Sole e la Luna. Questo punto stabilisce la nostra entrata nell'emisfero australe, un viaggio di 65.000 km e 11 paesi attraversati dall'Italia. Ma i chilometri per arrivare in Argentina sono ancora tantissimi e oggi ci aspetta la seconda capitale sudamericana. Siamo Carlo e Serena e ad agosto del 2019 siamo partiti dall'Italia con Nirvan, un furgone allestito da noi e spedito in Canada. Da quella data portiamo avanti il nostro sogno, ovvero percorrere la Panamericana dall'Alaska fino all'Argentina. Buongiorno! Eccoci a Quito, siamo arrivati nella capitale dell'Ecuador. Questa città è la seconda capitale più alta del mondo e sorge a 2850 metri sul livello del mare. È circondata da vulcani, adesso siamo arrivati nel centro storico, abbiamo lasciato il nostro Nirvan in un parcheggio. Ci siamo fatti lasciare dal taxi alla Basilica del Voto Nazionale, che è una delle più importanti della città. Ed è particolare perché dentro questa basilica c'è un'altra basilica più piccola. Pazzesco questo groviglio di cavi elettrici che arriva praticamente quasi alla strada. Questa scala sembra Trinità dei Monti versione Chitegna. Che è sesto? È il merengue che è sesto è lado? De paglia. No. Amore, lado, de mura e champaglia. Quanto sale? Un dolarito nella massa, ora si quiere pagarmi mai, io nome, no. E questo che come è? Merengue, de merengue. Merengue. Lo pruebo io azul. C'è un ricco naturale eso también. E se puoi essere un pochito destro e un pochito destro o no? No, claro, non stanno d'accordo. Un dollaro e un dollaro. Un dollaro e un dollaro. E este helado come lo hace? Questo helado. Ah sì? Esatto, se pone il cubo qui, se dà la vuelta, si hace a bailar a la paila bien bonito. Con sangre de drago. Ah, no mentira, mermeladita de morez. Sangre de drago. Ya. Hai da 50 para allá? Ya, sì. Grazie. Abbiamo preso due con il gelato, uno di meringa e uno di gelato alla mora. Con che piede? Paga, paga, tu sei la mia banca. Buonissimo, bello rinfrescante, sa di mora. Buono. Il centro storico di Quito è stato il primo ad essere stato dichiarato patrimonio culturale dell'UNESCO e pensate che ha circa 60 chiese in un centro coloniale veramente conservato benissimo. Incredibile come è stata realizzata questa porta. Guardate quante qualità diverse di avocado, ci sono questi qui verdi, poi questi altri che sono un po' più violacei e poi questi qui neri che sembrano dei fichi, in realtà sono degli avocado. E qual è la differenza entre este e este? Il gusto che è più sabroso. Gracias. È una tienda solo di huevos? Sì. Wow! ¿Cuántos huevos están acá? Muchísimo. Bueno, ahorita hay poco, hay más. ¿Hay más? Ajá, wow. Hay poco. ¡Cuánta hueva! Fantástico, i taxi hanno la bandiera italiana sul tetto. Eccola là. Quello che ci sta colpendo di Quito è la quantità e la diversità del cibo da strada. Ci sono un sacco di donne che vendono verdura, frutta, legumi, e ci sono negozietti con tante erbe, palo santo. La differenza rispetto alla Colombia è che qui ci sembra veramente molto più tranquillo. In Colombia sono sempre tutti in festa, gridano, ballano, c'è musica.
qua sono tutti molto più riservati. Ed è domenica, quindi sì, tutti passeggiano con tranquillità e non ci sono musiche. Tra l'altro una particolarità è che qui ci troviamo a 3000 metri e i pullman hanno il radiatore completamente aperto per fare in modo che il motore non si surriscaldi, guardate. A un certo punto una signora ci ferma proponendoci qualcosa di davvero insolito. Siamo abituati a essere fermati per un taxi o a entrare in un ristorante o ancora a partecipare a dei tour organizzati, ma mai ci era capitato di essere fermati per essere invitati a pregare. Al templo? Ah, perché? Ascolta le parole del papito di oggi. Ah! Hai messa ora? Invito! No. Esa es la palabra del grande. Del rey de reyes, del señor de señores. Ya la escuchamos hoy en la basílica. Un gusto, hasta luego. Che carina, la signora ci vuole portare in chiesa a sentire la parola di Dio, ci ha detto. Era tutta entusiasta, quindi la seguiamo. Un invito veramente insolito. Ci sta portando non so dove. Vamo, vamo! Dove ci sta portando? Sei sicura? Sì. Sei sicura? Madonna! Madonna, che luogo strano. Bene. Dio benedica. Molto gusto. Dove ci stava portando non lo sapevamo. La sua voce era troppo allegra per non seguirla. Forse avremmo dovuto essere più cauti quando stavamo scoprendo che in realtà quel posto non era una chiesa. A prima vista la situazione ci è sembrata veramente strana e solo per un secondo abbiamo pensato che fosse una trappola. Ma poi abbiamo capito subito che questo prete missionario africano cercava dei partecipanti per fare pratica e pregare in spagnolo, lingua che lui conosceva a malapena. E la gloria di Yoba ha nascido sopra. Ok, aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. L'esperienza nella sua camera in disordine è stata stranissima e la signora dalla voce allegra sicuramente sarà qualcosa che ricorderemo per sempre con un sorriso. Un saluto, los amo, los quiero, quiero conocer Italia. Hermoso, mi tía iba para allá a pasear. Tía Lili, tengo fotos con este pastor, tía Lili. Ah, qué linda. Hermoso, bendiciones, bendiciones Italia. Ecco cosa stiamo mangiando oggi: fagioli, riso, patate, dei chorizo e poi una fettazza di carne. Questa è la parrilla casera. L'Ecuador è famosissimo anche per il cioccolato, che qui è uno dei prodotti più esportati al mondo. Io mi sono preso questo cioccolato ecuatoriano che ha il 55% di cioccolato.
Siamo venuti in questa caffetteria che ha una vista dal balcone incredibile sul centro storico di Quito. Ed è frutto del cacao. Sì, frutto del cacao. Adesso il proprietario mi fa vedere com'è fatto dentro prima di essere tostato e poi lavorato. Ecco qui, lo sta aprendo. Sto intentando non dañar los granos. Ah, sì, sì. Solamente portando la corteza. Estos son de la Amazonía. Ah, de la Amazonía. Este color naranja es clásico de la Amazonía. Cuando la mazorca es de color amarillo, es de la variedad criollo o fino de aroma. Y cuando ves la corteza de color vino, aquí en Ecuador proviene de la variedad, una que se llama CCN51. Ecco l'interno del cacao che è fatto in questo modo. In realtà sta un po' germinando questo qui, perché è stato aperto ieri, perché quello che avevamo aperto non andava bene. Però questa è la varietà più pregiata, è il CCN51, una collezione di un ricercatore che ha ottenuto questa varietà e ottenendo questo cacao praticamente di color vino. Io ho preso per la prima volta nella mia vita il succo dei semi di cacao, che è questo qui, è bianco e a berlo sembra veramente un succo di frutta. Non ha praticamente nulla a che fare col cioccolato. Wow, sembra un latte, voglio assaggiarlo anch'io. Io invece ho preso una cioccolata con latte vegetale, non so se è di soia o di mandorla. Sembra buonissimo. Il posto è incredibile, meraviglioso, uno dei posti più belli di Quito. Com'è? Buonissimo, veramente. Dovete venire qua da Minca, si chiama. Minca. Minca. Senza la I. Salutiamo Quito godendoci una caraffa di cannellasso con dei nostri amici, una specie di cocktail caldo a base di cannella, ammirando il panorama notturno della città e pronti a rimetterci in viaggio il giorno seguente. Oggi abbiamo lasciato Quito. Ci stiamo dirigendo in Amazzonia, nella parte amazzonica dell'Ecuador, che è praticamente a oriente rispetto alle Ande in cui eravamo. Adesso stiamo scollinando dall'altra parte delle Ande. Fino ad ora stiamo raggiungendo il punto più alto del nostro viaggio, a 3640 metri, e l'altimetro continua a salire. Questo è il paesaggio. Tutte le montagne che sono intorno a noi superano di gran lunga i 4000 metri, perché noi già siamo a una quota di 3800. Tra un po' scenderemo, ci stiamo dirigendo nella città di Papallacta, perché ci sono delle sorgenti termali, vediamo un po' se decidiamo di fermarci. Per ora il Ducato si sta comportando benissimo, non sembrano esserci differenze, anche se c'è il 20% in meno di ossigeno, il motore continua a funzionare tranquillamente e noi siamo contenti. Mi sa che stiamo salendo ancora, vedo delle curve, probabilmente arriveremo a 4000 metri. Ormai ci siamo, 4000 metri quasi. Eccoci qua. Metri, questo è il paesaggio. Per noi in Italia è impensabile portare un veicolo a 4000 metri, qui invece sembra essere la normalità, ma si sale ancora perché il passo è vicino e l'ossigeno è veramente rarefatto adesso. Eccoci arrivati al passo Papallacta, 4063 metri.
Direi che il van ha faticato parecchio. Entrambe le ventole sono accese. Stiamo cominciando un trekking di alta quota, anche se molto breve, però è già duro dai primi passi. Ci troviamo a 3700 metri e siamo nel Parco Nazionale Cayambe Coca, si chiama così. L'obiettivo è quello di arrivare a delle lagune andine, che sono tipo quelle nostre alpine, circa 4000 metri. E manca l'aria. Si sente proprio un po' di difficoltà nel salire. Tra l'altro l'Ecuador produce quasi la sua totalità di energia elettrica grazie all'energia idroelettrica. Questa ad esempio è una super condotta forzata che scende dal lago che c'è più in alto. Che vegetazione c'è qua, nonostante siamo a 3800 metri. Qui c'è una cascata. Siamo arrivati in questo altipiano che è praticamente costellato da tantissime lagune, ne abbiamo contate una ventina, e in questo parco nazionale ci sono tantissime possibilità di trekking. Noi stiamo facendo il più semplice, però veramente si può andare in tutte le lagune. C'è un paesaggio che se fossimo in Italia sarebbe sicuramente coperto di neve. Qui la terra è veramente soave, si sprofonda, però stiamo andando a vedere questo piccolo laghetto. La terra è praticamente spugnosissima. Cioè, guardate. Wow. Bellissimo. Dopo la nostra prima camminata a 4000 metri nel continente americano, scendiamo più a valle per goderci le famosissime terme all'aperto di Papallacta, delle vasche rigeneranti che ci preparano per la prossima tappa del nostro bellissimo viaggio in Ecuador.